qui oggi secondo me c'era un parterre di gente preparata che si era studiata le carte e quindi gli avvocati hanno avuto anche, diciamo, un percorso più semplice, più facile, difatti anche più breve, più corto. Non siamo stati 2 ore a parlare. E quindi sono prudentemente ottimista. Sì, anche perché la Procura Generale dello Sport mi sembra che soprattutto sulla sentenza del secondo grado sia stata abbastanza, come dire, forte nel giudicare un passo eccessivamente lungo da parte di Sandulli. Beh, più che forte è stata, diciamo, molto rilevante la sua interpretazione per quello che è, cioè, quindi è stata di una trasparenza adamantina, il che giustamente dovrebbe competere alla Procura sempre. Io mi aspetto che a un certo punto, secondo equità e giustizia, non è che debba trionfare, venga cancellata un giudizio iniquo che è stato, non so per quale motivo, forzatamente portato sul tavolo, perché poi noi rispettiamo sempre tutto, no? Io ho sempre rispettato la Lega, ho sempre rispettato la FIGC, ho sempre rispettato il CONI, ho sempre rispettato la giustizia in senso generale, dico, quindi a un certo punto non è che uno fa di testa propria. Ma sai, io avendo avuto il Covid ed essendo stato chiuso in casa e a letto per 40 giorni, mi sono studiato attentamente questa malattia, per quanto uno la possa studiare, anche con un senso di responsabilità. Io che faccio? Devo disattendere l'ordinanza di 2 ASL? Devo andare a tutti i costi a Torino, probabilmente ad inquinare la Juventus in modo tale che diventi una specie di untore su untore su untore? Dico, noi ci siamo trovati con la Campania a un certo punto fuori da qualunque controllo, che non ci saremmo mai aspettati, no? Perché a giugno era la regione meno contaminata, meno contagiata. E allora uno tutte queste riflessioni se le fa, e prima di dire, ma sapete che c'è di nuovo, io non sento le ASL, non sento nessuno, prendiamo, partiamo, armiamoci e partiamo. E uno, con tutto che c'avamo, l'aereo lì a disposizione, perché l'Italia ci ha detto, ragazzi, voi ci avvisate, in 3 ore vi organizziamo l'aereo, tamponi sul posto organizzabilissimi, gli slot dall'aeroporto di Capodichino potevamo averne quanti ne volevamo, a nostro piacimento, quindi non è che fossimo nell'impossibilità di poter raggiungere per le 20:30 il campo di gioco avendo ulteriori 3 quarti d'ora a disposizione, anzi 20:45 più 3 quarti d'ora diventavano le 21:30 se non sbaglio. Quindi voglio dire, c'erano tutte le possibilità, le opportunità, se uno non avesse avuto quel blocco, un blocco che ti fa rischiare anche il penale, ma che ti fa rischiare anche e soprattutto sul sociale, perché a un certo punto quanti altri napoletani avrebbero detto, ah, ma se sono andati loro, allora anche noi ci muoviamo dalla zona contagiata, anche noi andiamo in giro per l'Italia.